Buongiorno, buon pomeriggio eppure buon, eccolo qua. Tutto. Fermo lì. Che ne rompiamo. No. Bonjour! Guardate che bel piattino. Gnocchi. Gnocchi con Philadelphia Light, e pomodoro fresco. Questi sono gli gnocchi che mi piacciono, quelli che vi dicevo che sono belli morbidi, vedete? Sono belli morbidi questi. Non gli altri, quelli della Coop, no, non sono buoni perché sono gommosi. Sono gomma. Questi invece sono belli morbidi, si sciolgono in bocca. Buone. Non ho messo olio, ho messo solamente mezzo cucchiaio di Philadelphia Light e un pomodoro tagliato a cubetti. E basta, senza olio. Manco il grano ho messo, mi sono dimenticata. Però sono buoni lo stesso. Buon appetito. Allora, vi devo dire due cose. Le mie moderatrici non mi credono. Succedono cose strane dove abito io. 2 notti fa si sentivano dei rumori di fronte dove abito io al parco. Un trascinamento di cose, un rumore strano, no? Il cane abbaiava, che adesso faceva caldo, avevo aperto così, ma erano le 3 di notte, mica le 10. Ok? Viene qua mio figlio a vedere cos'era, perché il cane abbaiava. Prende, va nella finestra del bagno e vede un individuo sotto dove, no, non te li posso dare, sotto dove c'è il parco. Vi ho detto tante volte, una volta c'era una bocciofila che adesso non è più bocciofila, non è più bocciofila, hanno tirato via e sotto fanno le feste. È un coso coperto, ecco, un posto coperto dove fanno le feste, dove fanno la zumba, dove fanno tante attività estive, ecco. Mio figlio va a vedere, va nella finestra del bagno e guarda e mi fa: ma c'è un uomo, c'è un individuo, c'è un uomo che sta spostando le sedie, sta spostando la roba, no? E ho detto: un uomo a quest'ora? Ok, infatti si sentivano i rumori. Vado a vedere. Effettivamente c'era un uomo, ragazzo, non lo so, non lo so cos'era. C'era una persona, maglietta rossa e pantaloni neri, che stava spostando perché al pomeriggio avevano fatto una festa, no? Lì sotto. Perché se fai la richiesta al comune, ti affittano il posto sotto dove puoi fare le feste, puoi attaccare la luce, la musica e quant'altro, no? Al pomeriggio c'era stata una festa e perciò lì avevano lasciato quattro file di sedie, una sopra l'altra, quattro file di sedie alte così, di quelle bianche di plastica,
le solite, dai, delle feste, ecco, c'erano quattro file di sedie. E lui era lì che spostava queste file di sedie, che le metteva una vicino all'altra, queste file di sedie. Alle 3 del mattino. E noi siamo stati lì a guardare cosa faceva, perché ho detto, bah, ce n'è gente strana, però. Insomma, dove abito io è un posto abbastanza tranquillo, che c'è. Cioè, capito? Ecco. Prende, vediamo che arriva con un asse di legno che sembrava, credo sia stata una tavola di quelle di legno, quelle che poi le apri per fare le feste, capito? Credo sia stato quello, perché da qua a là non è che si vedeva. Dopo prende quell'asse, la mette sotto alle sedie, vicino alle sedie, si sdraia. In quest'asse si gira, si rigira in quest'asse sempre, e si è messo lì a dormire. Si è messo lì a dormire in cima a quest'asse. Sono vicino, ci cioè ha messo le sedie così, ha messo l'asse così, e non si è più mosso. Cioè lì, poi io ero anche preoccupata, perché ho detto, bah, non è che sta male, non sta male, però. Mio figlio mi ha detto, non credo che stia male, perché altrimenti, cioè, non starebbe lì a sistemare le sedie, l'asse, e si butta giù a dormire. Io ho detto, vabbè, sai cosa faccio? Io gli faccio una foto anche a distanza, perché ultimamente se ne sentono, non ultimamente ma sempre, se ne sentono di tutti i colori, che metti caso che si succeda qualcosa, o magari sia uno che lo stanno cercando, è scappato di casa, ha trovato lì un posto dove mettersi a dormire, capito? Io gli faccio una foto anche a distanza, che così almeno, ok? Succede che Marit cercano uno con una maglietta rossa e pantaloni neri, posso dire che era qua. Ho pensato di fare quello. Difatti il giorno dopo, poi io, siccome mi faceva vederlo lì, mi dispiaceva, capito? Perché ho detto, che è brutto lì a dormire per terra così. Poi non sapevo che cavolo, c'è, cioè, da dove veniva, niente, perché è arrivato così dal nulla. E io anche alle 4:30 così sono andata a dar un'occhiata, ed era ancora lì che dormiva, sempre lì. Si era girato, però era sempre lì che dormiva. Era sempre lì che dormiva, capito? E poi dopo io mi sono addormentata, e alla mattina, vabbè, non c'era più. Tant'è che a Mary, Luisa e Alessia gliel'ho raccontato. Mi hanno preso per matta. Hanno detto che sarà stato l'angelo custode qua e là. No, col cacchio, non era un angelo custode. Ma perché non racconti bugie, eh? Ma vi faccio vedere la foto. Vi faccio vedere, perché sennò sembra che racconti le bugie. Aspetta, eh. Allora, vediamo. Ah, che prurito al naso. Vediamo se la trovo. Allora,
No. Fermi lì voi, che ve la cerco la foto. Eccola qua. Allora. Dov'è? Eccola qua. Cioè, vedete, io vi la ingrandisco che così si vede ancora di più. Però, vedete? Ecco. Qua adesso se l'ho ingrandita. Però, vedete, aveva messo le sedie. Le file di sedie qua, due sedie così che non c'erano, e ha messo tipo un asse per terra, vedete, e si è messo lì a dormire. Vedete che ha la maglietta rossa e i pantaloni neri. Ah, io ho detto nel dubbio, io lo fotografo perché non si sa mai, perché tante volte sentono che si è persa una persona, o è scappata un'altra persona, se avete notizie, era vestito così e colà. E siccome l'ho visto alquanto strana una roba del genere, che uno alle 3 di mattina in un paesotto come il mio, che non c'è niente, si metta a spostare sedie, si faccia tipo un coso così, si metta per terra. Cioè, mi è sembrato molto strana, capito? Magari in una città grande come Milano, come Roma o altre città, magari può essere la normalità, che ci sono i clochard che dormono. Però siamo in un paesotto di montagna con 1500 anime. Qua clochard non è che. Ce ne sono un paio, che vanno in giro in bicicletta di clochard qua, ma sono tranquilli, poi sanno loro dove andare a dormire, hanno il posto dove andare a dormire. Ma questo non era un clochard. Non era un clochard. Poi ho pensato, Mario è uno che ha perso il treno e sta aspettando il treno, perché qua treni ce ne sono fino alle 10 di sera e poi fino alle 5 e mezza di mattina non ce ne sono più. Però mi sono detta anche qua no, perché dove c'è qua che si aspetta il treno, c'è riparato un due panchine ed è riparato, perciò se proprio uno perde il treno, cioè non si mette a spostare le sedie alle 3 di mattina e dorme per terra, cioè va lì, si sdraia in una delle due panchine che ci sono lì riparate dove si aspetta il treno e sta lì. Casomai, capito? Non si mette per terra sotto una bocciofila vecchia. Resterà un mistero. Vi giuro, caro curioso, sono stata presa per il culo, voi non sapete quanto da. Perché poi ci hanno fatto tutti i disegni, disegnini. Così sapete con chi ho a che fare io, Ma vi faccio vedere che così si vergognano. Perché io gli ho mandato la foto e loro mi hanno preso per il culo. Allora, Luisa, che non capiva dov'era l'uomo, diceva dove l'uomo, io non lo vedo. Cioè, ho dovuto fargli il coso con su scritto rimbambita. Ho dovuto fargli. Fargli vedere dov'era e scrivergli rimbambita, però dai, si tratta di Luisa. Ecco. Po anche qua ho dovuto anche qua rifarglielo vedere perché ancora non lo capiva. No. E anche qua gli ho fatto vedere testa e gambe perché non capiva dove erano la testa, dove erano le gambe. Cioè, voi capite io con chi cacchio ho a che fare dentro lì e non dico altro.
Poi le altre, guardate, meglio che non ve le faccio vedere perché sono... Cioè, no, non ve le posso far vedere. Non ve le posso far vedere perché che è meglio che non ve le faccio vedere, ma ce ne sono state tante altre Ecco, sono stata presa per il ciul, ecco. Però, ditemi, ridendo e scherzando, voi... Vi fosse capitato di vedere una scena del genere? Pure voi, non vi sarebbe venuto in mente tipo di fare una fotografia? Come ho fatto io? Cioè, a me è venuto in mente questo, ho detto no. Vi faccio la fotografia perché ho detto, metti caso, appunto, è uno che è scappato di casa, uno che stanno cercando e magari domani sul telegiornale dicono un Trentino, scomparso un uomo, aveva maglietta rossa, pantaloni neri, e io l'avrei fotografato, almeno avrei potuto dire che era stato qua, capito? Io ho pensato quello perché sinceramente, veramente ultimamente, cioè, anche chi l'ha visto, basti vedere, cioè, spariscono sempre tante persone, no? E magari dicono, se vi capita di vederlo, aveva la maglietta verde, i pantaloni rossi, aveva questo, aveva quello. Al giorno d'oggi che abbiamo la fortuna di avere i social, di avere i telefonini che fanno le foto, non costa niente fare una foto, che in caso succeda qualcosa, almeno tu hai la foto e dire, guarda, l'ho visto qua, capito? Ecco, c'hai pure la prova. Ecco. Vi prego, abbiate pietà, non mi prendete per il culo anche voi. Abbiate pietà di me, va? Ecco, almeno voi abbiate pietà di me. Ecco, io ho detto questo, vi saluto, vi auguro buona giornata, buona serata, buon tutto. Io ho mangiato, salutatemi a solita, alla prossima, se vi va mettete like, quello che volete. Ciao!